Ecco il nemico. È il bacillo dell'influenza, un ultravirus del diametro di un decimillesimo di millimetro. Come lo si fa prigioniero? Visto che si accampa di preferenza nella gola, basta sottoporre il malato a un gargarismo di acqua salata e fargli restituire il liquido. Questo poi viene travasato in provette sterili, subito immerse in refrigeratori ad aria liquida. Fuori dal corpo umano, il virus non sopravvive che a temperature bassissime, e l'aria liquida vuol dire appunto meno 180 gradi. Queste ricerche vengono compiute a Leida, in Olanda, che dell'aria liquida è in un certo modo la patria. L'infettivo ghiaccio così ottenuto viene pestato in piccoli mortai insieme con sabbia sterile, quindi versato in una nuova serie di provette. Dopo un trattamento di penicillina lo si innesta in tuorli di uova covate. Riaprendo dopo 2 giorni le uova così trattate, se ne può estrarre il virus. In quei 2 giorni le uova ermeticamente chiuse erano state tenute in grandi incubatrici. Nel caldo vitale e organico dei tuorli il virus aveva fatto la sua mobilitazione, moltiplicato le sue schiere. Ma queste ricerche e operazioni sono dirette appunto a fargli volgere contro di sé la sua rabbia. Le fialette ormai recano nomi e date delle più perniciose battaglie combattute da questi eserciti. Smistate ora sui luoghi di epidemia, portano essi stessi le contromisure, cioè la possibilità di ottenerne un vaccino immunizzante.